La Golf nella sua storia ha fatto registrare vendite per oltre 29 milioni di unità. È un best seller mondiale, dal 1974 è una delle auto più vendute al mondo. È un'icona di stile, le generazioni 1 e 4 continuano a vivere nella Golf odierna. Ufficialmente la Volkswagen non ha mai numerato le generazioni della Golf, tuttavia l'individuazione delle 7 generazioni nel corso degli anni viene ora ufficializzata con la pubblicazione in una cartella stampa della loro numerazione. Con 29 milioni e 130.000 auto vendute dal 74 a luglio 2012, la Golf, insieme alle versioni derivate come Cabriolet o Variant, è una delle automobili di maggior successo al mondo. La prima Golf prodotta in serie è uscita dalla catena di montaggio di Wolfsburg nel marzo 1974 e a maggio ha fatto il suo debutto nei concessionari Volkswagen. Dopo che per decenni il maggiolino, e quindi il motore e la trazione posteriori, l'avevano fatta da padroni, è finalmente iniziata una nuova epoca, quella del motore anteriore montato trasversalmente e della trazione anteriore. Questa trasformazione era stata introdotta poco tempo prima dalla Passat presentata nel 73, la prima vettura Volkswagen a trazione anteriore dopo la K70 ripresa dalla NSU. Grazie alla Golf questa impostazione tecnica ha esordito nel segmento dei maggiori volumi. La Golf prima serie fu progettata da Giorgio Giugiaro e doveva corrispondere alle enormi aspettative create precedentemente dal leggendario maggiolino, venduto in più di 21 milioni e mezzo di unità, portando avanti la storia di quella che fino ad allora era stata l'auto di maggior successo al mondo. Nella primavera del 74 nessuno poteva essere assolutamente certo che anche la nuova auto sarebbe riuscita in questa impresa. Tuttavia la soluzione di trazione moderna e sicura, la spaziosa configurazione degli interni con sedili posteriori, con schienali ribaltabili, la carrozzeria con il comodo portellone posteriore e anche il design furono così convincenti che già nell'ottobre del 76 si poté festeggiare la vendita della milionesima Golf. A quel tempo Volkswagen scrisse a proposito della nuova auto: «La Golf offre il massimo in materia di spazio utile e sicurezza ed è progettata all'insegna della praticità senza compromessi». La bassa linea di cintura sottolinea l'essenzialità strutturale, mentre il cofano anteriore digradante apre la visuale sulla carreggiata immediatamente davanti alla vettura. Inoltre, il lunotto estremamente ribassato facilita le manovre in retromarcia. Tutto questo è valido ancora oggi. La prima generazione della Golf ha costituito un punto di riferimento in fatto di progresso e tendenze in campo automobilistico, così come tutte le Golf seguenti nelle rispettive epoche. Ad esempio, con la prima Golf GTI del 1976, la Volkswagen diede una svolta alla dinamicità di questa classe. La Golf D diesel aspirato del 1976 e la successiva Golf GTD turbo diesel del 1982 videro il diesel fare breccia nel segmento delle auto compatte. Nel 1979, con la Golf Cabriolet, l'auto scoperta più venduta al mondo in quegli anni, la Volkswagen portò una grande novità nella classe, che in gergo era già da tempo chiamata classe Golf. Della prima generazione della Golf, comprese tutte le versioni derivate, come la Cabriolet e la Jetta, a suo tempo di identica costruzione, furono venduti ben 6.720.000 esemplari in tutti i continenti e la Golf dimostrò così di essere la degna erede del maggiolino. Al primo impatto sembra la solita Golf, molto tradizionale nel design, ineccepibile dal punto di vista razionale, molto ben fatta, rassicurante alla guida, ma non certo innovativa se raffrontata alla sua progenitrice.
Poi la guardi meglio e scopri una cura nel dettaglio per certi versi maniacale, sottolineata da alcuni dettagli come l'alloggiamento dedicato al triangolo di emergenza, per non parlare delle doppie guarnizioni, oppure dei LED che illuminano la zona superiore dei pannelli porta. Insomma, la Golf viene promossa a pieni voti per quanto riguarda l'analisi statica. E la settima generazione è ancora più silenziosa alla guida, assorbe meglio le sconnessioni della strada, è più prestazionale, anche se in curva si avverte sempre una lieve inerzia prima che le ruote anteriori trovino l'appoggio, e lo sterzo convince più nella guida di tutti i giorni che in quella molto impegnata. La Golf eredita il pianale dall'Audi A3, ma si avvertono d'altro canto delle differenze tra i due modelli. Fermo restando che come auto di compromesso la Golf rasenta la perfezione, funzionale, sicura, confortevole, ma non per questo monotona o noiosa nella guida, è più costosa rispetto alla concorrenza, ma ripaga con un nome che ormai è diventato una garanzia da ogni punto di vista. È inconfondibilmente Golf la nuova nata, che, come già anticipato, si differenzia dalla progenitrice soprattutto per quanto riguarda la qualità, con plastiche morbide al tatto, assemblaggi precisissimi e una cura nel dettaglio davvero molto molto minuziosa. Poi ci si accomoda al posto di guida, in un attimo si trova la posizione più congeniale, con l'unico appunto riguardo la gamba destra, che spesso si trova a contatto con il tunnel. Comodi e ben profilati i sedili, così come la plancia, con la console ora leggermente più orientata verso di voi. Ed è sempre realizzato all'insegna della semplicità, proprio per mettere immediatamente a proprio agio anche chi guida per la prima volta la Golf. Si è forse un po' disorientati soltanto unicamente dai numerosi e ripetuti tasti che si trovano al volante. Più immediata invece la gestione del grande monitor nella parte superiore della console, non solo per la presenza del sempre più diffuso sistema touchscreen, ma soprattutto per la logica ripresa dal mondo degli smartphone. Ottimo il giudizio per quanto riguarda l'abitabilità, nonostante siano stati dichiarati soltanto 15 mm di più in spazio per le ginocchia degli occupanti del divano posteriore, e assolutamente promosso a pieni voti anche il bagagliaio del nuovo modello, con 30 litri di capacità in più. Ha una forma regolare, è caratterizzato da un piano di carico piatto regolabile su due livelli e con una larghezza massima cresciuta di 228 mm. Per apprezzarla veramente bisogna percorrere un po' di chilometri al volante di questa nuova Golf, perché inizialmente non è facile cogliere le differenze rispetto al modello precedente, sia perché già in passato uno dei principali pregi della Golf era la sua capacità di rassicurare la guida, sia per un perfetto mix tra comfort di marcia, sicurezza ed efficacia. A freddo, in verità, il timbro del TDI Volkswagen resta sempre piuttosto marcato, ma basta percorrere pochi chilometri per rientrare nei ranghi, apprezzare un motore sempre generoso di coppie non appena superati i 1500 giri al minuto. Tra l'altro, la nostra consueta prova al banco ha erogato una decina di cavalli in più, quindi siamo alla bellezza di 160 cavalli. Il motore è perfettamente assecondato dalla rapidità del cambio doppia frizione DSG e la Golf 7 scatta rapida al semaforo. Abbiamo impiegato circa 8,54 secondi per raggiungere i 100 km all'ora e quindi manifesta sempre un discreto brio, una certa velocità. Promozione piena anche per il cambio DSG, è un cambio veloce e rapido che consente, soprattutto in sesta, di abbassare emissioni e consumi. Nulla da obiettare anche sulla velocità massima, noi abbiamo raggiunto i 209 km all'ora dopo un breve lancio. A velocità costanti, inoltre, la rumorosità meccanica ed aerodinamica del nuovo modello è molto contenuto e poi abbiamo apprezzato i consumi autostradali nell'ordine di 15 km litro, mentre invece ci saremmo aspettati qualcosina in più in città, dove abbiamo rilevato una percorrenza di 11,6 km litro. Nulla da obiettare anche per quanto riguarda questa nuova settima generazione dal punto di vista dinamico. Potete scegliere tra due livelli, comfort e sport, selezionabili attraverso la console centrale. La vettura, grazie alle sospensioni a controllo elettronico, resta poi sempre molto sicura, prevedibile e dinamica. Certo, non siamo ancora ai livelli della cugina Audi A3 per quanto riguarda precisione di inserimento in curva, ma il passo in avanti rispetto alla sesta generazione è netto e marcato. Nulla da obiettare nemmeno sugli spazi di frenata: in 63,6 metri potete arrestare completamente la vettura viaggiando da 130 km all'ora. È dal 1974 che la Golf è sul mercato e da allora si è continuamente evoluta di generazione in generazione fino a diventare una vera e propria icona del segmento C. La nuova nata non stravolge i concetti del modello precedente, ma è migliorata dal punto di vista della qualità e propone una serie di dotazioni sinora riservate alle vetture di classe superiore, che fanno però crescere parecchio un prezzo già di base abbastanza impegnativo. Per la versione TDI da 150 cavalli si parte da 29.000 euro, certo scegliendo alcuni optional come gli airbag laterali posteriori,
325 euro, o gli interni in pelle a 2240 euro, o ancora il navigatore satellitare a 1680, si arriva facilmente a cifre molto elevate, nel nostro caso 39.903 euro. And if I never saw you again, could I?